visto che abbiamo parlato di attività editoriali, è anche il giorno, il momento di un grande compleanno, perché il sito di Beatrice Vivaldi, intanto ricordo il nostro sito che è www.raisport.rai.it, ma sono 10 anni del sito di Beatrice Vivaldi. Complimenti Beatrice per questa tua iniziativa che era nata un po' per scommessa, poi si è consolidato, adesso è un gruppo di fan davvero notevoli, non voglio dire quasi come le farfalle, però insomma. Grazie mille, sì, è un grande traguardo. Quando ho visto il calendario mi sono quasi spaventata anch'io, sono appunto 10 anni che c'è il sito, è cresciuto sempre di più. E tra l'altro in questi giorni di Coppa del Mondo sono arrivata a più di 10.000 visite al giorno, quindi sia sabato che venerdì, e insomma è un successo insperato e sono contentissima. Beh, anche perché non siete tante in Italia, perché c'è il sito anche di Ilaria Brugnotti, poi c'è il sito di ginnastica ritmica appunto EU, quindi insomma è un compito anche improbo, perché cercare notizie sulla ritmica non è proprio facilissimo. No, infatti il mio sito è nato e ha avuto successo proprio perché non c'erano altri punti di riferimento e adesso si è creata una vera e propria community, e quindi addirittura delle fan mi hanno raccontato che si sono conosciute tramite il sito, sono riuscite ad andare a Stoccarda e venire alla World Cup di Pesaro essendosi conosciute sul sito, e questo per me è la soddisfazione più grande, insomma, poter unire gli appassionati di ginnastica ritmica e farli conoscere. Allora, ricordiamo il sito di Beatrice Vivaldi, così come è il suo nome e cognome. Sì, beatricevivaldi.ito.com, sì, esatto. In bocca al lupo, Beatrice. Grazie mille, e complimenti per i tuoi 10 anni. Andiamo adesso a seguire Melitina.